Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Ben ritrovati dalla redazione sportiva in studio Mariangela Salvalaggio. Apriamo con il calcio, il mondiale dell'Argentina, anche il Piemonte in festa, Francia battuta ai calci di rigore con una partita che è già entrata nella storia, tempi regolamentari finiti sul 3-3, strettissimo legame tra la nostra regione e il paese a cui ha dato milioni di emigrati, tra cui i nonni di Papa Francesco. L'amichevole di Londra, parliamo di Juventus, è finita 0-2 per i bianconeri, Arsenal battuto, i giovani si sono presi la scena senza molti titolari infortunati o reduci dal mondiale. Allegri si è affidato ai giovanissimi per vincere in Inghilterra grazie a 2 autogol nella prima uscita dopo la pausa e il terremoto societario. In casa Toro torna Rodriguez, riparte la preparazione al Philadelphia, il capitano Granata si riunisce al gruppo. Buone notizie anche per Ricci, niente guai muscolari per lui. Ancora calcio, si è concluso il girone di andata del campionato di Serie C, deludono le piemontesi per l'Alessandria e notte fonda, i grigi sconfitti a Cesena, sempre più vicini all'ultimo posto, KO anche per la Juve Next Gen, pareggi beffardi per Novara e Provercelli. Nello sci il Super G a St. Moritz, Marta Bassino inizia per il podio, poi esce dopo una prima parte di gara positiva, errore fatale per la campionessa borgarina. Nel moto mondiale, folla impazzita per Pecco Bagnaia, ieri festa in piazza per il campione a Chivasso, la sua isola felice. In piazza d'armi, una festa per celebrare la vittoria del pilota in sella alla Ducati nel campionato del mondo. Chiudiamo con il basket, Serie A, Scafati Tortona finisce 72-91, Bertram partita perfetta, Leoni travolgenti, insuperabili in difesa ed efficaci in attacco. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.